Ecco, con Luciana ripartiremo quando vorrà parlando di ricordando Francesca Pini, che è una nostra ex compagna di classe appunto dell'elementare. In questa modalità io non riesco a vedere, non riesco a far vedere foto, dovrei metterle qua dietro. Francesca Piccinini, no, Francesca Pini, pardon. Era con noi alle medie, no, alle elementari, alle medie ha fatto un'altra scuola, non so di cosa sia scomparsa, comunque non c'è più. La mamma Tiziana, la ricordo alle biblioteche Panizzi, non so se sia ancora in vita, spero di sì, una signora brevilinea, mentre Francesca era una ragazza alta, mora, con i capelli corti, e con Luciana ripartiremo da qui. Lasciamo scorrere volutamente. Cerchiamo anche di capire, anzi, andiamo a pigliare qua. Non si sente niente. Sì, ci sono, Luciana, scherzi. No, io non ho neanche fermato, anche perché non succede nulla, anche perché lei ha escluso il microfono e si sente male. Luciana, io ho fatto una premessa su Francesca Pini. La ricordiamo insieme, che ragazza era, cosa faceva? Ricordo che, a differenza mia, credo abbia fatto l'università. Non ricordo, poi magari mi aiuti lei in maniera edulcorata, insomma, a proposito di privacy. No? Non ricordo di che cosa sia morta. Quanto è passato? 20 anni ormai dalla scomparsa di Francesco? Non ricordo. Tony, dico bene? Non ho capito. Non ho capito No, cosa stai dicevo, dicendo. Francesca Pini, la scomparsa della nostra ex compagna di classe. Ho fatto una prolusione su questo. Non ho ricordato che eravamo insieme alle elementari e poi alle medie eravamo alla Fontanesima, non eravamo insieme. Quanto tempo sarà passato dalla scomparsa di Francesca Pini? Una ventina d'anni? Dunque, sì, forse sì, forse sì. Anche più, forse. Dico. Io la ricordo, una ragazza solare. Luciana ricorda, lei sa di cosa sia scomparsa, magari non diciamo No, la cosa più cruda, non lo non, io ricordo non lo proprio. so, lo facciamo capire, insomma. Questi casi sono quelli che si chiamano mali che non perdonano, ma che cos'era, se si può dire, se non è troppo No, truce? non lo so proprio. Nemmeno io. Tra l'altro, sbaglio, era mamma, io non lo ricordo bene, era mamma? Boh. Sono sicura che fosse mamma, ma non perché io avessi Una o detto in due volte? no, non ho Una o idea. due volte? Una. Non lo so, Era sposata. sì, era sposato. Io allora. Non ho avuto più contatti con la Francesca, almeno non ho No, no, vissuto no, con nemmeno io. No, lei. nemmeno io assolutamente, però magari qualche ricordo. Quindi una ragazza solare, dicevamo, longilinea, io la ricordo alta, capelli corti. Poi noi eravamo insieme alle elementari, non alle medie. Alle medie eravamo nella stessa scuola, la Fontanella. Il ricordo più bello che ha Luciana di Francesca? Sì, beh, avevamo fatto, tra l'altro Luciana, all'epoca, io non partecipavo, ho saltato quelle poche gite che abbiamo fatto alle elementari, ma forse anche alle medie. Secondo me non venivo neanche, nel senso che mio papà così preferiva magari non mandarmi. Ma non ho grandi ricordi, ricordo forse una cita, quella sia Grazzano Visconti nel Piacentino, se la ricorda, Luciana, alle elementari. Assolutamente no, non me lo ricordo affatto. No, il castello di Grazzano Visconti lo ricordo. Che gite abbiamo fatto insieme? Pochissime. Ah sì,
io non ricordo proprio. Comunque, attorno alla gita scolastica si potrebbe aprire un bel capitolo, però. Io ricordo perfettamente tutte quelle dei superiori, meravigliose, sì, no. Però. No, certo, dei superiori. No, io riguardo la Francesca, ricordo una cosa. Bravo. È una sciocchezza, però mi ha lasciato ammirata. Pensa a te. Bimbe delle elementari, come fanno, credo anche adesso, fare a gara, ti fanno a gara chi parla più veloce. E devo dire, la Francesca aveva un'abilità nel parlare velocemente e io non riuscivo a capire come faceva. E per me era incredibile questa bimba. In più era molto simpatica e ci si giocava bene. E non per nulla timida, se me lo ricordo bene, e sempre, sempre sorridente. E io la ricordo così. Terribile, a me viene in mente, no, Davide Maili era un ragazzo delle superiori, Clara Verona, parlo di liceo scientifico, ma insomma. Lucia, dicevo bene, chi è scomparso, Luciana, dei nostri coetanei? Le viene in mente qualcuno? Ah, quindi anche lei conosceva Davide Maili, sì? Certo, perché suonava nello stesso gruppo musicale di mio fratello. Ah, non sapevo che Davide suonasse, era un altro Davide. Poi Clara Verona, entrambi erano al liceo scientifico Lazzaro Spallanzani. Clara Verona è una ragazza molto accattivante, bionda, incidente, credo tutte e due incidenti stradali. E Francesca non fu un incidente, no? Immagino, No, un male che non per Francesca no. Francesca credo fosse una malattia, ma ribadisco non. Ricordo, dicevo prima, la mamma Tiziana, che ho visto molte volte in biblioteca, la Panizzi, ai piani superiori. Non ricordo assolutamente il papà, invece. Luciana, invece, qua potrei